Salve a tutti. E questa giornata è dedicata al primo workshop di presentazione di questo progetto finanziato con il PSR Regione Calabria 2014-2020, misura 16.9.1, educazione ambientale. Perché la nostra azienda? Io mi chiamo Franco Fazio, sono titolare di un'azienda florovivaistica dell'area del Reventino. Perché mi sono sentito di presentare questo progetto insieme ai partner istituzionali e non ed essere stato finanziato? Perché siamo sollecitati e anche come dire, la nostra voglia di fare per il territorio e per questa responsabilità sociale che abbiamo, che secondo me è, come dire, è la madre di tutte le battaglie contro lo spopolamento, perché educare delle persone, imparare dei ragazzi specialmente immaginare di imparargli un mestiere affinché questi possano restare nei territori, credo, secondo me, potrebbe essere la soluzione a uno spopolamento che sta diventando molto, molto veloce e repentino. Oggi presentiamo quattro percorsi di didattica in azienda. I quattro percorsi sono formati tre per i ragazzi delle scuole superiori, uno fatto di filiera bosco legno, quindi a partire dalla semina delle piantine, addirittura ancora prima dalla raccolta delle sementi, dalla selezione, dalla semina alla selezione e poi arrivare nel bosco alla piantagione e poi addirittura con degli agronomi forestali per quanto riguarda la gestione del bosco, quindi la famosa martellata, che sarebbe la scelta delle piante da eliminare in un bosco per fare un bosco gestito nel migliore dei modi. Quindi insegnare ai ragazzi delle superiori, ragazzi selezionati chiaramente per fare qualcosa di serio, questa filiera. Il secondo percorso è formato dalla gestione ambientale vera e propria, quindi dalla cura dei giardini pubblici e privati, dall'educazione alla raccolta differenziata in un certo senso per non andare a inquinare gli ambienti e addirittura anche la visita guidata in dei siti come dire, tipo i versanti, tipo luoghi di frana e queste cose qua. Il terzo percorso è fatto da frutti in via di estinzione dell'area Centro Calabria e castagno, che è la cosa che in questi territori ha dato sempre da mangiare per anni, che adesso si sta perdendo per via di tante vicissitudini, che qua ci vorrebbe un convegno intero per parlarne, però cerchiamo di recuperare dei vecchi mestieri, tipo il potatore, tipo l'innestatore, dei ragazzi che potrebbero fare delle cooperative per gestire i nuovi castagneti fatti con culture innovative per l'aumento delle produzioni, eccetera. E poi abbiamo un altro percorso invece dedicato proprio alla scuola primaria, ai bambini, che sono anche molte ore, ma che comunque vogliamo fare con tutti i ragazzi dell'area del Reventino, perché abbiamo avuto come partner sia gli istituti comprensivi e sia i comuni. I bambini nell'azienda vedranno, faremo dei fumetti che videoproietteremo nella nostra fattoria didattica, inerenti al riconoscimento degli alberi per le foglie e dell'area montana. Gli faremo fare delle prove di semina con delle piantine e alla fine l'idea mia in particolare è quella poi di regalare ogni bambino una piantina, così quando arriva a casa se la piantano comunque è quello che vogliamo fare. Grazie.